Vabbè, insomma, noi abbiamo un'intesa, Sara ed io, veramente di carattere psichico fortissimo, cioè senza parole, però, come ha detto Sara, ha a che fare molto col punto di vista, con la scuola dello sguardo. Per cui abbiamo veramente lavorato, abbiamo trattato la realtà, tra virgolette, come la si voglia definire, come se fosse una finzione anche. Quindi, almeno per me, insomma, cioè per noi, io non vedo il grande discrimine, anche perché poi sono convinto che, insomma, la realtà è qualcosa di molto complesso per essere racchiusa, definita dal documentario. Quindi, ma è la mia impressione. E c'è stata sempre una costante ricerca proprio modellata su ciò che incontravamo poi. Questo discorso che dicevamo prima, che su proprio la possibilità di avere un lungo tempo di riflessione ci ha permesso anche di approfittare di questa evoluzione anche estetica che ha portato alla fine del racconto, che è questo. Poi si parla di un racconto comunque, per cui per me, che finisce speriamo in grande schermo ed è godibile in questo modo, per cui io sento che ha tutte le caratteristiche per essere portato poi al cinema.